Cari amici del MAF, oggi cominciamo la nostra piccola inchiesta sui lavori e sui mestieri del MAF con un piccolo mistero, un indovinello. Sapete a cosa servivano queste cose? Sono delle mollette. Ve lo spieghiamo fra un attimo. A presto. Ecco, il mistero delle mollette ce lo facciamo spiegare da un esperto che conosce bene le biciclette perché quasi 60 anni ha lavorato in questo campo. Abbiamo la fortuna di avere con noi il signor Guerrino che ci farà vedere un po' l'officina dove lavorava, dove ha lavorato per 60 anni e a lui chiediamo a cosa servivano le mollette per la bicicletta. Grazie. Rispondo. Certo. Le mollette servivano che una volta si adoperavano i pantaloni dalla parte sotto molto larga e per non che i pantaloni non entrassero tra la corona e la catena dalla parte destra, si metteva questo, facciamo vedere, questa cosa per tenersi stretta La gamba dei la gamba pantaloni. del pantalone. Siamo qui in mezzo a delle biciclette, vedo che sono molto antiche. Qua c'è una cosa strana, per esempio, questa cosa di legno. Questa qui cosa serviva? Questa qui serviva in modo tale che quando si portava il bambino o la bambina a passeggio, questo qui lo mettevano qui come sedile. Ci racconti un po' questa bicicletta, ce la spieghi un pochino. Allora, secondo me questa è un tipo Triumph, è una bicicletta inglese. In pratica ha delle caratteristiche sue particolari. Cioè, ad esempio, se noi prendiamo il fanale anteriore, questo qui andava con del carburo e si accendeva con un fiammifero in modo tale che facesse luce, che come vediamo molliggia. Questo molleggio era molto importante perché allora non c'erano le strade asfaltate, ma erano agghiaiate e per non che dasse sempre la stessa linea di orizzonte, lui rimaneva sempre stabile perché altrimenti poteva alzarsi e abbassare e Ballava, certo. avallava. Ecco, E i freni? Questi? i freni. Questi qui sono freni, uno, quello anteriore è a bacchetta, invece l'altro, che frena posteriore, c'è un filo Sì. d'acciaio e con una copertura esterna che si chiama guaina e va a frenare la parte posteriore del freno che si trova sotto alla pedaliera. E questa cosa strana? Allora, questa cosa strana si chiama amba. Cosa serve? Questo qui serviva che quando si appoggiava la bicicletta non andasse a rovinare il fianco del manubrio e si appoggiava, Era l'appoggio, diciamo. facendo appoggio per salvare che allora il manubrio era cromato e per non che non fosse rovinato si appoggiava. Ho capito. Altre parti interessanti? Sì, parliamo della sella. La sella è totalmente puro cuoio, con delle molle doppie, sia dalla parte posteriore sia ce n'è una anteriore, perché ritorniamo sempre sulla strada ghiaiata con dei buchi e varie cose e per non sentire molto che dasse fastidio al sedere o al corpo stesso, molleggiava continuamente. Poi abbiamo questa borsetta. Questa qui è una borsetta che tutti la tenevano. Per quale motivo? Perché qui c'erano gli attrezzi in caso che uno bucasse con le ruote, cioè in pratica le camere d'aria, i copertoni. Le ruote erano già, le gomme erano già No, pronte, le insomma. prime, se torniamo al tempo di guerra, c'era la gomma senza camera d'aria, Piena. era piena completamente. Dopo sono venute fuori le coperture e dentro le coperture
c'è una camera d'aria che va gonfiata con una pompa normale aria. Certo, certo. Ecco. Questo attacco è una, un, diciamo... Aspetti, lo dico io che lo so. È una maniglia. È una maniglia perché una volta, cosa facevano la gente? Rispettavano la bicicletta in modo tale che guai se qualcuno magari gli andasse a chiedere, erano gelosi della sua bicicletta. E quando arrivavano in centro, quando dovevano mettere a posto questa bicicletta che per loro era molto preziosa, non la prendevano per le manubre o per l'ascella, tiravano per questa maniglia, la alzavano e la appoggiavano. Certo. Hai capito? Beh, diciamo che anticamente poi le biciclette, non dico che è come una macchina di oggi, ma quasi. Direi quasi di più, perché adesso il giorno d'oggi ce l'hanno tutte la bicicletta. All'epoca c'era una bicicletta per famiglia. C'erano delle famiglie che erano in 3, 4, 5 fratelli, adoperavano la bicicletta, si dividevano la settimana, la domenica. La domenica a me, la domenica a te e la domenica a lui, hai capito? Simpatico. E questa c'è anche l'antifurto, vedo. Questo è l'antifurto. Come ho già spiegato, che si chiude. Si chiude quando loro abbandonavano la bicicletta, invece di avere il cavo come adesso, oppure la serratura, c'era il blocco sterzo. Però, che si trova. Senta, già che ci siamo, qualche aneddoto sulla sua vita da 60 anni di vita in mezzo alle biciclette, ce lo puoi raccontare? Beh, certamente che non è stato facile per me, nel senso che da bambino, una famiglia numerosissima. Quando si era giovane, la prima cosa che uno pensava di fare è cercare subito a trovare un lavoro per dare anche l'aiuto alla famiglia, ecco. E infatti io ho scelto questo lavoro che avevo 12 anni allora, ho iniziato 12 anni. E ho capito che andare col tempo mi appassionavo sempre di più alla bicicletta e ciclomotori. Ho fatto 6 anni di apprendista, quando fino a 18 anni, purtroppo cosa è successo? Che dopo 18 anni dovevo passare operaio, ma mi hanno licenziato perché loro mi dice che non avevano la possibilità di mantenere un meccanico in più, perché erano già in troppi loro, perché erano i 2 fratelli, più me eravamo in 3. Cosa ho fatto? Ho fatto che sono, come ripeto, rimasto a casa, mi sono messo in conto proprio del mio paese in attesa che venisse il momento per fare il militare. E purtroppo il mio paese era talmente piccolo che capivo che non era un paese adatto per sostenere un mestiere o per sostenermi anche me stesso. Non mi dava una garanzia del lavoro. E ho fatto il militare e quando sono venuto a casa dal militare ho cercato un paese che mi potesse dare una garanzia mettendomi su per mio conto, e ho scelto San Bartolomeo, che qui ho trovato anche lavoro. Allora, lavoro. Però, e amore insieme. Sì, certo. Quando sono venuto a San Bartolomeo La sua fidanzata, la sua futura moglie, come l'ha conosciuta? Mezzo alle biciclette, immagino. L'avevo già conosciuta. Ah, non era la cliente allora. L'avevo già conosciuta, veniva a ballare San Bartolomeo e ho visto questa ragazza, mi piaceva, ho cominciato a fare delle gite in bicicletta, immagino. E così via. E poi ci siamo sposati, abbiamo avuto un figlio. È così. Senta, e qualche cosa, qualche cliente strano che si ricorda? Beh, ne avevo tanti perché erano anche simpatici, delle volte noiose, però accoglievo chiunque, perché a me mi piaceva essere, diciamo, una persona che potesse dialogare. È una richiesta impossibile, c'è stata per quella bicicletta. No, e poi aggiungo anche che io ho fatto anche ciclistica, meccanico per delle società ciclistiche dilettanti, che quando io avevo il mio laboratorio andavo a fare anche il meccanico per certi corridori. Ho conosciuto anche tanti corridori professionisti. Ah, ah. Certo, ho fatto
ho partecipato a delle gare. Il famoso Vatta di Coppi? No, allora io ho conosciuto in pratica il primo professionista, il fratello di Francesco Moser, che si chiamava Enzo Moser. E in più ho avuto la fortuna che vicino al mio laboratorio, alla mia officina, c'era un certo medico sportivo che si chiamava Veronesi, che lui era medico sportivo della GBC e poi dopo è andato con l'Andrea e con lui ci sono andato anch'io. Assistivo a questi meccanici, ho conosciuto tutta la squadra nazionale, mi ha fatto conoscere tutta la squadra nazionale dei belgi, che li potrei dire tutti, non so se sia il caso. Ma il più importante chi è? Io ho detto Valloy. Ah, Valloy, certo. Valloy, sì. E poi ce n'erano poi tanti altri, c'era Ovenar, Darigard, Bancard, Desmet, De Bruin. Li conosce tutti? Sì, li ho conosciuti da Barè. Senti, io direi a questo punto... Ho conosciuto anche abbastanza bene Gimondi. Senti, io a questo punto direi di prendere la bicicletta e farci una passeggiata. Siamo qui, che dice? Ci prendiamo una bicicletta ciascuno, ma andiamo a farci con questo. Ma ci proviamo? No, la ripariamo, ma c'è lei? Ma non ci si riesce mica. No. E allora compreremo biciclette nuove. No. Ci salutiamo con le nuove bici.